Felice Regresso, figli della me. Che bello tornare a fare le premium e ascoltare queste nuove emergenti di cui non conosciamo nemmeno le tine. Non è vero, perché il cine lo sa. Non si può dire cine. È una parola unica. Ma su YouTube si può dire. È una parola unica, non è ne. E basta, è cigro. Sì. E poi è lui che dice il mio nome è così. Con la C. Con la C cos'è? Pure quella, guarda che quella è più sensibile. Carta di credito. E in questo momento YouTube ha deciso di demonetizzare tutti i video che parlano del anti-sciacallaggio, va bene. Sì, però io penso anche che sia una di quelle forme di controllo per evitare qualsiasi tipo di diffusione di false notizie, fake news. Ecco, sì. Quindi noi, adesso settimana prossima verrà qua Aist, che è il fratello di Gesto, però tutti quanti lo conoscete per il rap, che è uno dei rapper più forti della scena. È anche un attore. Sì, un grande attore e anche un doppiatore, molto figo. E al posto di chiamarlo live sul coronavirus, lo chiameremo SARS 2.0. Mamma. Però oggi parliamo di che lo incontriamo sui treni. Metà cinese, metà. Quindi ha sia la SARS 2.0, sì, ossia virus, che l'ebola. Perfetto. Perché benissimo. Si mangiano i pipistrelli. Sia una cosa che accomuna l'Africa e la Cina, oltre alla scarsa igiene personale in generale, l'HCCP inesistente, è che se mangiano la merda, tipo i pipistrelli, cioè lo vedi, è un sorcio volante, brutto, quanto, che succhia il sangue. Ma sta a fare l'artista finto. E poi tu te lo mangi, bastarda merda. E poi dici, oh, c'ho le malattie. Ma Facebook, te le meriti a una certa. Uè, cinquantenne di Facebook. Sì. Sì, mia madre. Sai, i cinesi mangiano i bambini anche. Sì, non erano i veneti quelli. No, erano i comunisti. Però loro sono i comunisti. Se vi piace questo razzismo, lasciate qua un like, una condivisione, finto, un commento. Non dovevi svelarla questa cosa. Io ho litigato con una deficiente su Facebook perché chiamava i mistronzi. Dopo che hai detto Facebook, gente, ho smesso di ascoltarti. Questa si chiama. E lei dice che può istigare all'odio contro gli immigrati perché lei collabora con i carabinieri. Quindi noi possiamo istigare all'odio contro di lei perché noi collaboriamo con gli spaccini. Va bene. Allora, cominciamo subito a ascoltarci cine. Che bello, il cyberbullismo, razzismo. Poi cosa abbiamo fatto? Istigazione all'odio. Mancano soltanto due braccetti, abbiamo concluso la nostra carriera di vita. Comunque quando c'era Gheddafi. Bene, dai, ti odio, parla di lui stesso nello specchio. Prodotto plagio è Enrico Jenny. No, Joker, no. Ma dove è Joker? È Joker, guardalo. Fuma, è stempiato, è il Joker. Ma che cazzo dici? Guardalo, è il Joker, il Jolly. Cazzo, vedi che sei pieno di problemi. Sei pieno anche di piercing. Madonna. Questo cuore è detto che un hooligan. Oh, migliora sempre di più sto stronzo. Il cuore è un hooligan. Mi hai detto ma bevendo una bozza di disarò. Non scordo chi sono, scordo chi voglio. Scopo ste tipe che manco voglio. Sì, eh? Adesso non è tasca. Allora, quanti anni hai? Capisco che tu scopi le tipe che non ne hai voglia. Poi arriverai alla nostra età che non avrai voglia nemmeno di scoparti le tipe e di avere voglia di scopare. Avrai voglia di scopare, ma gnafai. È diverso. Quello sempre. Vabbè, tu continua comunque. Bello il giubbotto. Beh, bazzia 50 nelle tasche. Non è solo carta. Ho detto adesso che ti amo, non fa la stronza. Ti droppo, non ti passa più. Non niente di nuovo. Tutto rendezvous. Prendi sto nonno. Bravo. Fuori dal corso di canto. Oh, ma è bravo, mi piace un sacco. Corso di canto comunque. Corso di cazzo, forse. Belle ste scarpe da retarded. Ehi. Lui è la Young Giusto. Sì, che sa cantare. Dai, cos'è la mossa? La Mambolosco quella? Tu vuoi anche snicciarmi in questura intanto che ci sei, amico mio? Ti odio. Porca troia. Gli Scrooners. Quelle chitarre anche, eh? Ti Vai. Stai tirando le testate allo specchio da solo? Porca puttana. Non posso. Lo specchio non mi dava i miei soldi della posta. Quindi odia se stesso o odia la ragazza? Ma è vero che ci è andato in posta a prelevare tipo 7.000 euro, non li hanno dati perché non puoi prelevare così tanto. Lui ha detto, quelli sono i miei soldi! E gli ha tirato una fotocopiatrice indietro. Mi ricordo la storia di qualcuno che poi è tornato a casa e ha staccato la testa del gatto a mano e ha chiuso la sua fidanzata all'interno di un armadio dicendo, è colpa sua, è colpa sua. Chissà di chi stiamo parlando. Sempre suo, sempre lui. Scrivo qua sotto. Sai chi pensa quanto tempo perso, quanto cuore ho messo e quanto mi hai distrutto. Bene, siamo stati male, quanto cazzo. Ecco, le chitarre gli avrebbero dato più presenza. Però non avrebbero spaventato. Non so. In un amore che in fondo sai l'amore non si fa da soli. Noi quando litighiamo siamo due cicloni. Due ciccioni. A me piace un botto. Tieni la nota così, non mi piace. Non ti piace? Le avrei fatto una roba che di fa.
Ah sì, perché dici con le chitarre porta a fare quella roba. Sì, se no, ma no. Però apprezzo che abbia cambiato totalmente lo stile dagli altri. Però già che anche il Melodyne lì, il grattino, il Melodyne. No, c'hai l'autotune, la macchina armonizza, sì, cazzo. Sì, 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 quello è effettivamente è come il gusto delle chitarre, è una roba un po' personale. Il gusto metallico. Dopo cosa canto? Fuori dal corso di canto. Ah, la sapevo. Cacchio, cacchio. Sì. Torni da con qualcun altro. Questo si fa diventare calvo. Sì. Gni, gli ha detto lui. Sì. Ma chi è la ragazza dei due? Io volevo sapere chi è che si è rifatto prima le labbra tra lui e lei. Oh, guarda che cosa è imbadrato. Sì, geniale. Sì, mascellato. MD. Sì. Guardala lei. Poi le prendono a pugni. Ah! Vai. È più degna Demon. Più degna Demon. Vabbè, ma meno incazzato. Cazzo, poteva farlo continuo, sta solo. Santana. Ehi, oh, ehi. Bella, bravo. Ma dici che questo è Enrico Genni che ci ha messo lo zampino? Può essere. No, non credo. È che non può essere. Mantis. Bravo cazzo. Red Words. Oh, due parole prima di chiudere. Il ragazzo sta migliorando sempre di più. Come ti dicevo l'altra volta, già dal genere che ha cambiato, a me piace molto di più questo. Perché prima cosa faceva? Mumba? Mezzo trap. Poi ha cercato di fare anche un po' di reggaeton. Però vabbè, ci sta. Sono fasi per trovare sempre anche il tuo poi indirizzo. Secondo me questa è la strada che devi percorrere, perché il pezzo è figo. Io chiedo anche ai ragazzi che ci stanno guardando di commentare qua sotto e commentare sotto il suo video cosa ne pensate, magari dandogli anche dei consigli su qualcosa sul... Io però non ho ancora sentito un pezzo suo arrabbiato. Minchia, questo era super. A livello di tematica questo è arrabbiato. Vabbè, ma questa è arrabbiato dell'amore. La paraculata dai. D'amore arrabbiato. Io voglio vedere il suo pezzo che dice non dovete usare la parola con la N. Che cazzo sei, la Young? Ma poi la usa prima lui. No, ma lui è tipo thailandese. Lui è metà brasiliano e metà paraculo. È fregnetto il tipo, Fregnetto. Vabbè ragazzi, io vi lascio qua sotto comunque il link per andare ad ascoltarlo. Andatevelo ad ascoltare, mi dite cosa ne pensate qua sotto. Insultatelo, minacciatelo di morte. Basta che ci fate sapere cosa ne pensate. E soprattutto se questo pezzo lo dobbiamo mettere in playlist, perché a me piace. A Barlo piacicchia, perché secondo me c'erano quei due aggiustamenti non avevo avuto. Poi a lui ci piace un botto lì in Montenegro. Cos'è che si beveva? La Verna. La Verna, credo. E anche il piccione si beveva, perché da quanto ho visto. Sì, ci piace molto il piccione. Il piccione gli piace un po' quasi quanto a Jake. Ragazzi, grazie per averci seguito. Ci vediamo la prossima settimana. Linea allo studio. Ah, tra l'altro, scrivete qua sotto cosa avete mangiato oggi. Ci spostiamo sul food. Ah, ho capito. Chi se ne food. Bene, chi se ne food.